Al governo continuano a litigare e mentre saltano posti di lavoro. Noi oggi abbiamo concluso i lavori per la nostra idea di utilizzo dei fondi europei, del recovery plan, quindi qua non ci sono ministeri, ma ci sono i soldi per la Roma Pescara, per la Roma Latina, per la Tirreno Brennero, per la Ragusa Catania, per quello che serve al Paese. Quindi noi chiediamo di poter votare in Parlamento subito i decreti che interessano gli italiani, i rimborsi per le imprese, il blocco delle cartelle esattoriali, lo sblocco di tutti i cantieri fermi e un piano vaccinale serio come quello della Lombardia, modello Lombardia che da febbraio vaccinerà tutti gli over 80. Speriamo di poter parlare già da domani di questo e di veder finire il teatrino Conte, Renzi, Di Maio, Zingaretti. Se non trovano l'accordo, la soluzione più dignitosa, più seria, più efficace per avere un governo che dà risposte alle imprese e alle famiglie è quella di ridare la parola agli italiani e dentro aprile ci sarà un Parlamento e quindi un governo che per 5 anni lavoreranno in santa pace. Qualunque governo venga fuori dagli accordi sotto banco di palazzo non sarà un governo in grado di salvare questo Paese.